buongiorno, grazie di essere venuta. Allora, si può accomodare, deve dare lettura della formula che trova sul banco, Presidente. Declinare le sue generalità. Lei ha dato il consenso alla ripresa audiovisiva in diretta? Sì, no, in diretta ho dato la ripresa audiovisiva. In diretta ha problemi perché devo dirlo ai vari operatori, se no... No. No, non ha problemi, quindi resta il consenso. Sì. Perfetto, allora possiamo procedere. Presidente, mi perdoni, ma... Sì, avvocato Diamante Ceci. Ho notato che gli altri testi sono in aula, se li potessimo invitare ad uscire tutti... Ha fatto bene, grazie. Avvocato Ceci. Allora, i testimoni che sono previsti per oggi è Tancredi, Albanese, De Pascalis e Fortesano. Cosa? Non danno il consenso, non c'è problema, perché tanto è solo sulla teste Angeli, credo. Il problema è che devono accomodarsi fuori, non possono assistere all'udienza. Li chiameremo dopo, grazie. Anche i consulenti, quindi... Anche I consulenti, perché abbiamo il consulente medico... I due consulenti possono rimanere in aula, sono medici legali, Tancredi. Sì, e De Pascalis. E anche il professor Pascal. Con l'accordo delle parti, i consulenti medico-legali rimangono in aula. Allora, possiamo procedere, prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Lei si chiama? Federica Angeli. Nata? A Roma il 20 ottobre 1975. Grazie. Risponda alle domande che le verranno poste, deve rispondere la verità, altrimenti commette reato. Grazie. Prego, pubblico ministero. Sì, grazie Presidente, buongiorno. Buongiorno. Lei vuole dire, le faccio prima alcune domande per inquadrare e per la vicenda e per far conoscere lei al Tribunale, e quindi alcune domande in generale sulla sua attività. Lei che attività svolgeva nel 2013? È giornalista per il quotidiano La Repubblica. La Repubblica. E si occupava di un particolare settore oppure? Sì, io sono una giornalista di cronaca nera e giudiziaria e in quel periodo lavoravo proprio a un'inchiesta su Ostia, sulla criminalità organizzata e tutte le eventuali connivenze con la parte amministrativa, politica, insomma era un'inchiesta molto approfondita su quel territorio. E questo già lo stava facendo nel 15 luglio 2013? Sì, avevo concluso l'indagine pochi giorni prima, indagine giornalistica naturalmente, e sarebbe dovuta uscire sull'online di Repubblica il 20 di luglio, cosa che poi avvenne, l'inchiesta uscì il 20 di luglio sull'online di Repubblica. Okay. Senta, lei prima quindi di questa inchiesta, quindi prima del luglio 2013, aveva realizzato altre inchieste, aveva scritto, pubblicato altri articoli sempre sulla vicenda di Ostia o di... Sì, noi è dal 1998 che io sono a Repubblica e mi ero occupata di varie zone di Roma e a più riprese anche di episodi criminali che avvenivano a Ostia, come arresti, indagini della Procura, e, insomma sì, è un territorio che conosco molto bene, anche perché sono nata e cresciuta a Ostia, quindi avevo un vantaggio rispetto a altri quartieri di Roma dove l'indagine era un po' più approfondita per conoscere i personaggi. Sul posto invece lì, come si dice, giocavo in casa perché conoscevo questi personaggi meglio rispetto a criminali di altre zone. Ma quindi aveva già scritto? Sì, certo, avevo già scritto. Senta, e prima di Repubblica lei collaborava con qualche altro quotidiano? Oppure... Ma io a 20 anni entrai a collaborare con il giornale di Ostia, che era un giornale piccolo, una realtà locale lì. Poi a 22 anni sono entrata a collaborare a Repubblica, quindi voglio dire, come giornale di Ostia già all'epoca, facendo cronaca nera, erano persone che più volte avevo... conosciuto e fatto conoscere ai miei lettori attraverso gli articoli. Quindi si era occupata sempre della stessa vicenda anche per questo giornale di Ostia? Sì, certo. Può dire come
come si chiama, se ancora il giornale di Ostia, si chiama, sì, si chiama proprio il proprio giornale, giornale di Ostia, giornale. Sì, sì, si chiamava, perché non so se c'è ancora. Senta, ora venendo ai fatti, lei abita a Ostia, sì. Detto, lei può riferire al tribunale che appunto non diciamo conosce i fatti per quello che verrà indicato dai testi, dagli imputati, dai consulenti, può indicare al tribunale lei tra la notte del 14 luglio, tra la notte del 14 e 15 luglio, che cosa ha visto, di cosa è stata testimone? Sì, era l'una meno un quarto di notte e io sento una voce di una ragazza che grida: fermo, non sparare, non sparare, e subito dopo sento due colpi di pistola. Però mi perdoni un attimo, sì. Lei dov'era? Io ero nel mio appartamento, che dista, diciamo, dal luogo in cui è avvenuta questa vicenda, è il civico prima. La mia entrata è su via Costanzo Casana, e la sala scommesse davanti a cui è avvenuto tutto è il civico dopo. Il mio balcone affaccia su via Forgiarini. Quindi non su via Casana, ma su via Forgiarini, che è proprio la perpendicolare, insomma, la traversa, sì. A che distanza si trova questo il suo balcone rispetto alla strada, diciamo? Beh, io sono al primo piano, è una strada illuminata da lampioni, quindi comunque la visibilità è insomma, come da qui alla signora, la cancelliera, ecco. Quindi all'incirca 8-10 metri, quanto sarà? Ma forse anche meno, guardi, se questi sono 10 metri anche meno, perché non è una strada grande, ecco. Quindi dal primo piano avevo la visuale di quello che accadeva sotto. E questo negozio, questa sala scommesse, si trova rispetto al suo balcone? È girato l'angolo, quindi diciamo... come dire, le persone che poi io vedo avevano svoltato l'angolo. Ora ci arriviamo, sì. Intanto a che distanza si trova il suo balcone da questa sala scommesse? Dalla sala scommesse 30 metri, ecco. 30 metri, sì. E come si chiama questa sala scommesse? Si chiamava Italy Poker, ora ha cambiato nome. Ha detto che era illuminata la zona? Sì, sì, c'erano i lampioni, tutto illuminato, sì. Quindi lei fino a... A che punto riusciva a vedere? A che distanza riusciva a vedere? Benissimo, come da qui a lì, insomma, la fine della strada vedevo io, il palazzo di fronte, la via sotto casa e tutto, insomma. In termini di distanze, fino a quanto poteva arrivare la sua visuale? 100 metri, 150? No, la mia visuale era il palazzo di fronte, poi sulla sinistra la caserma dei carabinieri. Ora in termini di metri non glielo saprei quantificare, però che possiamo dire 50-60 metri, insomma. Okay. Cioè, sia a destra che a sinistra. Pure con una visuale abbastanza chiara, netta. Sì, sì, netta. Sì. Ecco, quindi lei era dentro casa sua per... Quando ho sentito la voce, sì. E quindi, ecco, racconto. Mi sono immediatamente alzata, deformazione professionale, sono uscita sul balcone, sul terrazzo di casa mia. E la scena che ho visto è la seguente. Sulla destra, quindi alla mia destra, sempre su via Forgiarini, c'era Carmine Spada che correva verso destra. Incamminandosi, zoppicando a sinistra, il nipote Ottavio Spada verso la caserma dei carabinieri si avviava. Mi perdoni una? Sì. Perché lei dice: vedo Carmine Spada e Ottavio Spada? Sono persone che lei conosce? Sono persone che conosco professionalmente. Sì, certo. Sì, sì. Voglio mettere in dubbio. Conosco e riconosco, non solo perché avevo fatto questa inchiesta molto approfondita, come insomma è costume fare a Repubblica, insomma non esce una cosa se non abbiamo la certezza di conoscere e di fare tutti i collegamenti, naturalmente. Quindi io avevo una sorta di, come dire, book, cioè io lavoro con delle specie di lavagnette in cui faccio tutti i collegamenti, metto le immagini delle persone, il nome, il soprannome,
In genere è così che io faccio le inchieste in ogni zona, quindi lì a Ostia mi serviva fare proprio tutti i collegamenti con quale parte politica, con quale pubblico funzionario, quindi ricordo che avevo proprio questa sorta di lavagnetta tipo CSI, insomma, per spiegare ai giudici, con tutte le immagini, i numeri delle targhe, i soprannomi, i collegamenti, grado di parentela, insomma avevo un quadro piuttosto chiaro. Visto che lei ha parlato di soprannomi, Carmine Spada e Ottavio Spada avevano un soprannome? Sì, Carmine Spada lo chiamano Romoletto e Ottavio Spada viene chiamato Marco. Perfetto, quindi lei si affaccia perché sente queste urla che dicono, ha detto prima. Sì, fermo, non sparare, non sparare, e subito dopo due colpi, boom boom, uno vicino all'altro. Perfetto. Quindi io apro la grata e mi affaccio e vedo alla mia destra scappare Carmine Spada, che scappare normalmente, e invece avviarsi in maniera claudicante, quindi zoppicando, Ottavio Spada, il nipote, e poi vedo una C2 nera proprio all'inizio di nello spartitraffico di via Casana, che è appunto la via della sala scommesse, salire velocemente tre persone e presumo tre persone, insomma io mi accorgo di tre, poi se già uno era salito non lo so, e sgommare a folle velocità verso l'inizio della via, quindi in direzione contraria alla sala scommesse. Una C2 nera, una macchina, Citroën, sì. L'aveva vista negli altri giorni questa macchina? Era una macchina che diciamo tenevo sotto controllo, scusate, io mi esprimo sotto controllo giornalistico naturalmente, perché in quella sala scommesse stavo studiando i personaggi che vi gravitavano e quindi quella macchina più volte era in sosta lì. L'avevo vista diverse volte, insomma. Ma non ha visto chi la utilizzava? Non ho visto chi, cioè nel senso non riuscivo a ricollegare di chi fosse, però era fissa lì e gravitava, diciamo, non lo Spada, non era una macchina dello Spada, ma era di quello che io ritenevo essere il clan rivale, ovvero la famiglia Triassi. Però senza sapere, senza no. Vedere chi la utilizzava nei giorni precedenti e chi l'ha utilizzata. No, però era fissa lì, erano spesso appoggiati, io poi comunque, essendo il mio appartamento lì, non potevo farmi vedere troppo curiosa, insomma, o fare appostamenti come quelli delle forze dell'ordine, però insomma era monitorata da me quell'auto. Senta, le faccio anche questa domanda: come fa ad essere sicura che era sempre, che quella sera ha visto la stessa macchina che vedeva stazionare lì negli altri giorni? No, se ce lo può dire. Nel senso non mi viene neanche il dubbio che fosse, che potesse essere qualcosa, perché era proprio una presenza fissa lì, insomma c'erano spesso, era spesso lì quella macchina, però le ripeto, io quindi lo stesso colore, lo stesso modello. Colore, stesso modello, però non ho mai indicato neanche in denuncia chi fosse poi. Ma lei ha mai preso il numero di targa di questa macchina? Sì, lo avevo, però onestamente dalla finestra non ero in grado di vedere il numero della targa, riconobbi solo il modello. Perfetto. Lei ha detto che ha visto due persone, poi indicate in Carmine Spada e Ottavio Spada, dirigersi in direzione opposta. Sì. E può dire, se lo ricorda, che abbigliamento avevano? Se ricorda? Sì, allora Carmine Spada aveva una canotta nera con dei bermuda scuri, presumo quindi neri. O blu, insomma, però comunque era vestito di scuro. Invece Ottavio Spada era vestito di chiaro, mi sembra sul verdino, con una camicia a scacchi, ricordo. Comunque era sul verdino, insomma, chiaro. Senta, ha detto che poc'anzi che mi sembra Ottavio Spada, sì? L'ha visto camminare claudicante. Sì. Lei, che lo conosce professionalmente, normalmente è claudicante, no, cioè no, ha qualche difetto fisico? No, assolutamente. No? No, quindi cammina normale. Quindi io... per quanto tempo e per quanti metri l'ha visto camminare, allora, claudicante? Allora, io l'ho visto dall'angolo, diciamo, di via Casana, mentre l'altro era arrivato all'angolo dopo di via Forgiarini, lui si incammina verso la caserma dei Carabinieri, tant'è che io penso, il primo pensiero che faccio, dico, che strano, Spada che va a denunciare alla caserma dei Carabinieri,
Dico, forse si è redento. Perché lo vedevo proprio avviarsi, quindi io vedo il cancello della il dietro, non l'entrata, io vedo il dietro della caserma dal balcone di casa mia, quindi ho la visuale e lo vedo andare lì. Poi vengo richiamata dalle urla di Carmine, quindi io perdo lui. Poi quando vado in strada a fare la mia attività giornalistica, dopo che la scena insomma passa, perché loro... vedo del quindi, sangue, quindi... Ma questo lei lo vede camminare claudicante, sì, per tutto il percorso? Per tutto il percorso fino alla caserma, sì. Senta, e poi lei sta dicendo che sente delle urla da parte di Carmine Spada, sì. Perché? Che sono urla diverse evidentemente da quelle che ha sentito prima. Sì, lui intimò alle persone affacciate al balcone come me di rientrare dentro, che non c'era niente da guardare. Cioè chi, questo chi lui lo disse fa? Carmine Spada. Cioè cosa disse? Disse, forza tutti, testuale devo citare? Sì, certo. Testuale, che cazzo state guardando tutti dentro? Lo spettacolo è finito, una cosa di questo tipo. Okay. Mentre la voce che ha detto che ha sentito per prima, ferma, non sparate, che era una voce di uomo o di donna? Era una voce di donna. Di donna. Lei ha visto poi qualche donna lì? Quando io sono scesa... No, quando si è dal balcone? No. Quindi Carmine Spada le dice a lei o ad altri? No, non guardava specificamente il mio balcone, erano in tanti affacciati. Ma perché c'erano altre persone affacciate? Sì, oltre sì, a lei. C'erano tante persone affacciate. Okay. E lei che cosa ha fatto? Le altre persone si è visto cosa hanno fatto? Le altre persone sono rientrate in casa e hanno tirato giù la tapparella. Ho lei sentito invece? Questo rumore nella... E io sono rimasta invece lì affacciata e mio marito, al quale avevo chiesto più volte, vammi a prendere il telefonino, era perché? Lì. Perché voleva immortararli, nel senso giornalisticamente parlando. Sì. E l'ho riconosciuti, sono gli Spada, vammi a prendere il telefonino, lui era accucciato sotto il terrazzo, non era in piedi, era messo giù e mi disse rientra, insomma, hai sentito quello che hanno detto, dai rientriamo in casa, e io dissi no, rimango qui, non eseguo gli ordini di uno Spada. Senta, e quindi mentre è ancora sul balcone, quelle due persone, cioè Carmine Spada e Ottavio Spada, che si dirigono in posizioni in sì. direzioni diverse, poi li vede scomparire oppure no, ritorna? Passati che posso, allora, Carmine era sempre diciamo a me visibile. E la mia attenzione era su Carmine. A un certo punto vedo che si riavvicinano, cioè me ne accorgo perché sento lui che dice, pronuncia qualcosa in una lingua, nella loro lingua, che io non comprendo, quindi presumo sia la lingua rom, e dice un qualcosa, grida qualcosa, quindi io mi volto e vedo che si ricongiungono all'angolo da cui si erano separati 8 minuti prima e spariscono dalla mia visuale, perché poi io non ho la visuale della sala scommesse. Quindi vanno via insieme? E vanno via insieme, si allontanano insieme. E la macchina di cui ha fatto cenno prima, che sgommava? Era già andata via. Era già andata sì, via. Sì, era già in andata direzione via. Opposta? In direzione, loro vanno sì, verso giù, verso il mercato dell'appagliatore, invece gli altri erano andati verso l'ospedale, per capirci, insomma, che sono diametralmente opposti. Oh. Senta, quindi finisce questa, lei vede questo dal balcone, no? Sì. E poi che fa? Allora, rimane in casa oppure? No. Quindi? Io inizio a vestirmi perché era notte, quindi volevo scendere in strada ad andare a fare il mio lavoro di cronista, quindi a sentire e a raccogliere informazioni su quello che io non avevo potuto vedere prima, cioè su quello che era successo prima. Quindi mi sono vestita, mio marito mi ha invitato a rimettermi a dormire, ma non perché sia un vigliacco o abbia paura di queste persone, ma perché aveva visto l'atteggiamento di tutti gli altri e quindi dice tanto tra poco esce l'inchiesta, immagina insomma se gli spari, sarà successo qualcosa, ci abbiamo 3 bambini, e io dissi
proprio perché abbiamo tre bambini, ho fatto un'inchiesta in cui tra le altre cose denunciavo l'omertà di quel quartiere, perché quando andavo in giro per la mia inchiesta a chiedere alle persone di Ostia chi fossero queste famiglie, Spada e altre famiglie importanti in quel territorio, la gente diceva non lo so, sono persone per bene, ma in fondo che gli hanno fatto? Il problema di Ostia sono le buche, non sta gente. E mi sembrava non coerente non solo con i miei principi non andare a denunciare, ma anche rispetto al mio lavoro di giornalista, cioè se io denuncio l'omertà e mi comporto poi voltandomi dall'altra parte non si arriva da nessuna parte. Quindi mi vestii, scesi in strada e cominciai a chiedere, mandai anche un sms a un carabiniere, il maggiore, mi ricordo solo il nome, il cognome no, Ciro, perché io avevo ricevuto nel corso della mia inchiesta delle minacce pesantissime di morte dal cugino di Carmine Spada, Armando, e quindi in quella fase, era successo il 23 maggio dello stesso anno, i carabinieri mi avevano messo una vigilanza saltuaria, chiamiamola così, cioè quando uscivo di casa o quando rientravo dovevo avvertirli, quindi io avevo un numero di riferimento se vedevo qualcosa attorno a me rispetto alle mie minacce. Quindi io mi ricordo che gli mandai un messaggio, dico guarda che è successo qualcosa di grave, ci sono gli Spada sotto casa mia, e glielo mandai addirittura quando ancora ero sul balcone. E quindi scesi in strada e cominciai a fare il mio lavoro, intervistai le persone, ricordo una signora che mi disse mi sono messa paura, sono rientrata a casa, mi sono messa paura, però ho visto che hanno gettato una cosa, non so che cosa, in quel cassonetto là che non era nella mia visuale, quindi io non avevo potuto vedere. E quindi mi disse questo, poi mi dissero che si erano allontanati con una macchina bianca, io chiesi ma avete preso il numero di targa, perché avevo comunque tutte le targhe segnate di questi personaggi. E, però dico ma l'avete visti, sono gli Spada, eh no signora questi nomi non li facciamo, ma guardi io l'ho visti, quindi me lo può dire perché comunque ci metto la mia faccia, non tradisco la fonte, la proteggo io. E nessuno mi voleva insomma dire che li aveva comunque riconosciuti. Mi fecero anche un nome mentre ero in strada e mi dissero guarda che uno di quelli che è salito in macchina è mi disse il figlio di Salvatore Re del Fiore. In effetti il figlio di Salvatore Re del Fiore era Marco Esposito, che a Ostia chiamano Barboncino, Re del Fiore perché aveva un negozio di fioraio al mercato dell'Appagliatore. Però ecco, quando io ho deposto... Scusi, un attimo solo. Intanto, queste persone che quando scende parlano con lei, a lei la conoscono? Sanno chi è lei? Sì, no, io nel senso, anche se non lo sapevo, comunque mi qualifico sempre. Sì, ma dico... Quindi, sì, credo che sappiano il lavoro che faccio. Diciamo, non era così noto... come lo è adesso, sfortunatamente adesso, però comunque bene o male io mi qualifico sempre. Okay. Signora, sono Federica Angeli, Repubblica, ha visto qualcosa, che avete visto, che avete sentito, che è successo. E quando, immagino di no, però glielo chiedo, sì. E quando lei chiede queste informazioni, soprattutto in sì. Quell'occasione, non chiede ovviamente le generalità, i nomi delle persone che parlano con lei, o lo chiede? Allora, guardi, io in genere lo chiedo sempre alla fine delle interviste. Perché se poi loro, diciamo io ho un approccio facendo cronaca nera e giudiziaria, so che molte persone hanno timore, non si prendono la responsabilità di dire, quindi io chiedo i nomi alla fine e quando chiedevo, posso mettere il suo nome signora o signore a seconda se era un uomo o una donna, no, lasci perdere. Quindi comunque io le dichiarazioni che poi misi nell'articolo erano anonime. Senta, queste persone, lei ovviamente con queste persone ha parlato giù per strada. Sì. Ecco. C'è un altro dettaglio che ho dimenticato. Vuole dirlo ora, poi le devo chiedere un'altra cosa facendo un passo indietro. Sì. Dica il dettaglio prima. No, è che ricordo che mentre mi vestivo velocemente, sotto casa mia c'è un autolavaggio, che la notte ovviamente resta chiuso e quindi c'è un... il marciapiede, diciamo, è incuneato, non c'è la parte del muretto, quindi molto spesso le macchine parcheggiano lì sotto, poi chi esce presto la mattina va via, così può aprire l'autolavaggio. Io ricordo di aver sentito una macchina arrivare a tutta velocità, cioè nel senso il suono di una frenata,
e una persona a scendere mentre mi vestivo, quindi la mia casa è proprio sopra questo autolavaggio, e una persona a dire: ma dimmi te se sono accoppati, se sono feriti, ora precisamente non ricordo le parole, se stavano ammazzati per 500 euro, una cosa di questo tipo. Per cui quando sono scesa, che mi sono vestita e sono scesa in strada, ho guardato verso il mio balcone per vedere questa macchina, però era laterale, era grigia, non ho preso il numero di targa, scusate, cioè nel senso, mi è sfuggito lì perché avevo altre cose da raccogliere in quel momento, e naturalmente l'ho voluto dire in denuncia, ma non so se avesse attinenza con quel fatto. Ma questa persona che ha detto questa frase, che lei poi quando viene sentita per 500 euro li stavano a fassecchi. Ecco, a fassecchi, esatto. Ecco, questa persona parlava con un'altra persona lì, oppure... Avevo l'impressione che stesse parlando al cellulare. Okay. Non ho sentito non ho sentito un botta e risposta, quindi ma dimmi te, uno che sa via e dice questa frase. E questa persona poi è rimasta lì oppure l'ha vista? Non l'ho proprio neanche vista né avviarsi alla sala scommesse, ho visto solo che dopo un po' quella macchina non c'era più sotto casa mia. Torniamo solamente un passo indietro, voglio fare con lei. Lei ha detto che praticamente, forse era già sveglio, se è stata svegliata da una... una frase, da un urlo che dice: fermate, non sparare, fermo. Ecco, ora mi può dire se era una serata, come dire, tranquilla, in modo tale che immagino lei a casa, a forse, non lo so, è luglio, però poteva avere anche il balcone aperto, cioè, come lei ha fatto a sentire nitidamente questa frase? Guardi, le finestre erano comunque aperte, io detesto l'aria condizionata, quindi comunque l'estate teniamo le finestre aperte. E poi tenga conto che io non so se veramente per deformazione professionale o perché ero tesa che di lì a 4 giorni sarebbe uscita un'inchiesta abbastanza forte, dove si facevano nomi, cognomi, collegamenti, cose dal punto di vista giornalistico importanti. Anche per gli sbagli. Sì, certo, c'erano tutti nell'inchiesta. E Barboncino, tutti, nel senso, tutti i soggetti criminali di Ostia. E io poi sono una persona che tendenzialmente ha il sonno molto 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 leggero. In più quel giorno avevo avuto una colica, tant'è che i bambini non erano in casa, li abbiamo lasciati da mia suocera, perché dissi a mio marito: se poi c'è bisogno di andare in ospedale, almeno i bambini, senza che nel cuore della notte li portiamo da qualche parte. Quindi non c'erano i bambini quella notte a casa. E non guardo televisione, quindi non era accesa la televisione, ma poi c'era silenzio, era notte fonda, quindi lei ha potuto sentire nitidamente questa. Sì, esatto, come perfetto. I due spari che sento. Perfetto, grazie. Allora, ritorniamo a quello che stava dicendo prima, che una persona le disse che c'era il figlio di Salvatore Re del Fiore. Scusate, Re del Fiore, immagino che ci può spiegare al tribunale. Che... questo Salvatore è un fioraio che ha il banco al mercato dietro casa mia, ed è un personaggio, nel senso, lo conoscono tutti perché andava in giro, ora chiuso, però con un furgoncino tutto fiorato, sembrava tipo figlio dei fiori, poi aveva dei capelli lunghi fino alla schiena con la coda di cavallo, quindi era un po' un personaggio noto per la nostra zona, Salvatore Re del Fiore, abbiamo capito tutto. Lui non ha... che risulti a me almeno, cioè le mie indagini non erano non lo conosco perché pregiudicato o perché rientrava nella mia inchiesta, lo conosco come personaggio di Ostia. Sapevo che il figlio era Barboncino, Marco Esposito. E che era collegato sue indagini, diciamo, dalle sue conoscenze, perché viene questo Marco Esposito sarebbe... Allora, Marco Esposito, per quello che io giornalisticamente ho potuto raccogliere e capire, è una persona che prima era nella batteria, passatemi il termine, dei Fasciani, ma siccome una persona che... lui ha una stazza enorme, cioè lo chiamano Barboncino non per la corporatura esilo, perché è riccio, ma perché ha un carattere, così mi hanno spiegato su strada, veramente fumantino. Il Barboncino è una razza che in genere non dà retta al padrone. Lei lo conosce questo Marco Esposito? Sempre giornalisticamente, giornalisticamente. Sì, so che faccia ha, so com'è fatto, io li... Quella sera l'ha visto? No, assolutamente no. Ha una stazza enorme e quindi sapevo perché mia madre, tra l'altro, si serviva da quel fioraio, da Salvatore Re del Fiore.
E dice, sai che oggi mi ha portato, mi disse un giorno mentre io facevo l'inchiesta a casa dei gerani che non ce la facevo a portare, ho detto mamma non fare entrare però queste persone dentro casa, dice ma perché, che c'ha di male, lui è tanto gentile con me, dico lui niente però il figlio non mi piace molto, frequenta un brutto giro, quindi io sapevo che inizialmente era nella batteria dei Fasciani, dopodiché i Fasciani lo hanno sbolognato proprio per questo suo carattere fumantino e quindi passò all'altro clan di Ostia che sono i Triassi, e se vuole le dico anche attualmente in quale compagine sta, però nel senso penso che senta per, quindi non l'ha visto quella no sta parlando avvocato, questo poi voglio decidere la qualità di giornalista che la rilevanza non la possiamo stabilire né io né lei, ma la stabilirà il tribunale, è chiaro che ho un minimo di esperienza tale da non pensare di poter sostenere l'accusa in questo processo su quanto ha detto su questa vicenda specifica appunto. E sarebbe una cosa ultronea, quella che è gratuita, che se non mi interrompe, però se non mi interrompesse, ecco, se non mi interrompesse su una cosa non processuale, se non mi interrompesse la difesa, sarebbe, andremmo magari più speditamente. Senta, quindi quella sera lei ha detto che non l'ho visto. E Fabio Di Francesco, sa chi è? Sì, so chi è. Ha un soprannome. Sì, lo chiamano Toro. E ha fatto parte anche di quella sua indagine oppure? Nella parte che riguardava però i Triassi. I Triassi. Senta, Domenico Fusinato? Sì. Però ecco, è un personaggio su cui le dico francamente non mi ero concentrata molto perché era marginale comunque rispetto. Ha qualche soprannome? Fusinato che io sappia, cioè non lo so. Nando De Silvio? Sì, Foca Nera. Chi? Foca Nera lo chiamano. Foca Nera? Foca Nera. Ah, Foca Nera, sì. E lei era oggetto anche delle sue indagini? Sì, certamente, perché lui, a quello che risultava a me, aveva interessi in quella sala scommesse. Quella dei Triassi. Specifico che a quanto risultava a me, e poi dopo indagini successive mi hanno, diciamo, hanno dato ragione a questa tesi. Indagini sue o della magistratura? Della magistratura, indagini della magistratura. I gestori della sala, di quella sala scommesse erano legati al clan Triassi, quindi erano personaggi che gravitavano intorno a quel clan. E quella sua indagine giornalistica riguardava anche Nando De Silvio? Sì. Senta, Ombretta Sertori? Non la conosco. Per avviarci alla conclusione, quindi lei scende, parla con queste persone, sì. Vede lì Carmine Spada e Ottavio Spada, vede altre persone? No, erano già andati via, al tempo di vestirmi ed erano già andati via. No. Quindi non ha più visto nulla, diciamo? No. Lei ha fatto, quando poi è stata sentita... Sì, sono andata io dal carabiniere a dire che avevo visto, sì. E lei ha fatto subito i nomi di Carmine Spada e Ottavio Spada oppure no? Allora, guardi, io su Ottavio Spada avevo la certezza proprio matematica e su Carmine ho tentennato un attimo. Che pure ha detto di aver visto. Che pure ho detto di aver visto, sì. Ho tentennato nella certezza, quindi ho aspettato di vedere bene, di fare il riconoscimento fotografico, perché per come la vedo io, per me insomma, sono molto simili, si somigliano molto Carmine e Armando Spada, i due cugini. Quindi io il nome di Ottavio l'ho fatto immediatamente perché l'ho proprio riconosciuto bene. Su Carmine ho avuto il dubbio, ho detto oddio, è Armando, no, è Carmine, ho detto aspetta, fai un attimo mente locale perché per me si somigliano molto, però c'è un dettaglio che li distingue ed è l'attaccatura dei capelli, poi ognuno vede nelle persone dei dettagli, è l'attaccatura dei capelli, uno un po' più scimmia per non offendere nessuno, Dracula, ok? Uno invece un po' più piatta come attaccatura dei capelli. Quindi ho detto se mi mostrate le foto posso dirlo con certezza perché questo è i carabinieri. Quindi ricordo proprio quando mi sottoposero l'album fotografico di aver messo a confronto i due. Però sotto non c'erano scritti i nomi, eh? Cioè quando si fa un riconoscimento fotografico non ci sono i nomi, però comunque
No, nel senso voi lo sapete, ma, scusate. E no, quindi ho fatto bene a precisarlo, ci mancherebbe. Cioè, misi proprio queste due foto vicine e riconobbi l'attaccatura dei capelli di Carmine Spada. E quindi lì, cioè, mentre col nome di Ottavio sono andata spedita, su Carmine ho preferito, prima di accusare qualcuno di essere presente in un posto, ho preferito avere la certezza guardando meglio le foto. Quindi i carabinieri le mostrarono un album con tutti i pregiudicati, non solo Spada, mi mostrarono un album. Le voglio chiedere, sì. Le fecero vedere un album con un tot numero di foto, se lei lo ricorda, sì, più o meno. Guardi, quanto, oppure erano... le fecero vedere tantissime foto che allora, costituirono un album? Allora, la ricerca... suppongo si restrinse perché io diedi una descrizione fisica di Carmine dicendo quanto era alto, la carnagione olivastra, gli occhi neri, quindi loro mi dicono sì. Poi avevo dichiarato che aveva detto una frase in lingua rom, quindi comunque mi mostrarono un album con prima per riconoscere Carmine con tutti gli Spada, credo fossero una trentina, una ventina l'album, perché era abbastanza spesso, quindi io poi sono andata però diretta su due, l'ho messi lì e lì non ho avuto dubbi, insomma. Quindi è riconosciuto sia Carmine che Ottavio? Sì. Spada, sì. Presidente, questo è l'album sul quale ha effettuato la... riconoscimento che poi produco se lo... sì c'è una sottoscrizione, quindi lo voglio porre in visione per se riconosce. Però facciamoglielo vedere senza la sottoscrizione, se ha sottoscritto la firma della persona. E come faccio a cancellarle sulla foto? No, senti, c'è scritto sulla faccia, quello... non credo. No, vabbè, penso che li riconoscerebbe comunque. No, e se questo l'album sul quale lei ha fatto il riconoscimento e se è sua la firma... Ah, sì, allora va bene così, cioè, se è l'album in virtù del quale ha fatto il riconoscimento. Sì. Sì. Sì, è l'album utilizzato dai carabinieri. Sì, è questo. Sì, è questo. Questa è la mia firma, questo è Ottavio, sì. Ecco. Poi ce lo produce pubblicamente. Sì, lo produco. Altre due o tre cose. Senta, lei dopo questa vicenda ha avuto delle ripercussioni dal punto di vista personale, della libertà, di locomozione e quant'altro? Se ce l'ha avute lo può dire? Insomma. Io sono stata chiamata poche ore dopo, qualche ora dopo, nel pomeriggio, dal prefetto di Roma. E mi ha annunciato che mi avrebbero sottoposto al regime di scorta e chiesi perché, nel senso avevo fatto il mio dovere, che cosa c'era che non andava, e mi disse, e l'ho già detto in un'altra aula di giustizia due mesi fa, che in 40 anni a Ostia non avevano denunciato nel giro di un mese e mezzo, perché io denunciai anche il sequestro e la minaccia di morte del cugino di Armando, e per questo la mia vita era in pericolo e dovevo quindi essere messa sotto scorta. E poi altre conseguenze, diciamo, poi sono iniziate una serie di minacce, tra cui Carmine Spada, mio figlio che ha fatto il segno della croce, ma è solo l'inizio, insomma. Carmine questi cinque Spada, sì, Carmine Spada. Carmine Spada sotto casa mia, mio figlio. Ha fatto il segno della croce, sì. E suo figlio quanti anni ha questo? Allora adesso ne ha 13, però all'epoca ne aveva 8. Okay. Poi ogni tanto vi capite che le danno anche qualche consiglio, se non sbaglio. Sì, anche tre giorni fa. Nell'epoca di cui stiamo parlando? Sì, oggi. Perché a un certo punto loro furono scarcerati per decorso dei termini della carcerazione preventiva. Sì, fatto la... sì, vennero sotto casa mia a brindare, lui e il nipote. Il nipote, chi, Ottavio, cioè zio i e due. Nipote, i due imputati che aveva riconosciuto. Sì.
e ha, insomma, sotto il balcone felici, e io non posso neanche più, tra le prescrizioni che ho della scorta, uscire sul mio balcone, il balcone da cui ho visto, e quindi ero dietro la grata e brindavano, spento subito la luce della cucina e siamo stati lì, e qualche giorno dopo mio marito rientrava in casa con il bambino che era andato a ritirare delle pizze sotto casa, Carmine Spada era di nuovo sotto la sala scommesse, si alzò i Ray-Ban e fece il segno della croce al mio bambino di 8 anni. E questo è solo l'inizio, diciamo, perché poi ho avuto anche altri attestati e consigli, chiamiamoli così, non direttamente riconducibili come in questo caso, però io ho avuto del liquido infiammabile sotto la porta di casa nel dicembre del 2014, quindi era passato già del tempo, perché poi le inchieste giornalistiche uscirono, quindi esplose un po' il caso Ostia. E poi vabbè, sabato scorso mi è arrivato un proiettile dentro una busta, poi su Facebook dall'account Bar Music, che è un bar di Roberto Spada, e Roberto Spada è il fratello di Carmine, quello della testata, al collega di Nemo, mi scrisse: ora il nostro oggetto non sei più tu ma sono i tuoi figli, tutto denunciato naturalmente, tutto oggetto di denuncia tranne il segno della croce, perché non volevo sottoporre mio figlio a eventuali riconoscimenti, o ci penso, insomma, ho pensato di poterlo tutelare, almeno il bambino, in questo. E quali altre minacce? Poi insulti sui social, ti toglieremo il sorriso, ti cacceremo da Ostia, dai loro account, non di Carmine né di Ottavio, ma di Roberto. Ecco, questo è quanto. E oggi sono 1736 giorni che vivo sotto scorta. Senta, di questo fatto di cui ha assistito e che ha denunciato, sì, ricorda altro? Ha visto, per esempio, se c'era sangue strada? Dopo aver parlato con le persone, perché le ripeto, io inizialmente pensai: accidenti, è andato dai carabinieri, insomma, a denunciare. Andai lì, io ho una torcetta al telefonino, e andai verso la direzione dopo aver parlato con le persone per vedere quello che c'era, insomma, per capire se si era nascosto, dove era andato, e trovai del sangue dietro la cancellata della caserma dei carabinieri, quindi lui evidentemente si era accucciato, Ottavio, perché lui si era avviato di là, quindi io volevo, inizialmente in buona fede pensai, poi dopo si erano ricongiunti, quindi immaginai non fosse andato a sporgere denuncia o a chiedere aiuto ai carabinieri, e vidi del sangue lì. Ma come fai a dire lui si era accucciato? Perché io dal mio balcone, a un certo punto, ecco. Ma era andato in quella direzione? Era andato in quella direzione, quindi io volevo capire, perlustravo così la zona, nel senso, questo è il mio modo di lavorare, non mi prendete per... Però sono... esasperata dai dettagli, cioè mi piace raccontare al mio lettore cose che vedo, che tocco con mano, più che il racconto magari dell'inquirente o del... mi piace lavorare sul campo, quindi per curiosità mi affacciai lì, perché e vidi del sangue, che anche la mattina dopo, che si vedeva sicuramente meglio... Ma in quella direzione aveva visto allontanarsi anche altre persone, oltre ad Ottavio Spada, o solo lui? Solo lui. Ricorda altro su questa vicenda? No. Va bene. Allora, grazie, per ora ho finito, poi eventualmente, se sarà necessario, finire il contrasto. Il ministero è esaurito, ci sono domande delle difese? Qualcuno ha domande? Avvocato Tempesta? Sì, buonasera, dottoressa. Buongiorno. Angeli. Avvocato Tempesta per Spada Ottavio. Per Spada Ottavio. Ripresentate, sì, grazie. Paolo Tempesta, buonasera. Senta, alcuni piccoli chiarimenti rispetto a quanto già ci ha narrato. Sì. Dunque, rispetto al suo balcone, quindi, se non ho capito male, l'angolo dietro al quale c'è la sala giochi è sulla sinistra. Diamo atto, se lo può. Sì, ha ragione. È corretto. Sì. Quindi il signor Spada si sarebbe allontanato a sinistra, quindi ce l'aveva alle spalle mentre si allontanava? No, allora, dunque, la sala scommesse è... 50 metri più avanti, lungo la strada,
poi c'è il mio balcone, c'è la via che scende, e andando verso sinistra c'è la caserma dei carabinieri. Loro scapparono dalla scena, diciamo, dalla sala scommesse, io li vedo comparire sull'angolo, quindi io ce l'ho davanti. Quindi in un momento ci ha avuto una visione frontale? Sì, quasi tutta la scena, tranne poi quando lui scappa che va, e quindi mi sono dovuta sporgere perché non lo avevo più davanti, perché lui va a sinistra zoppicando. Per allontanarsi verso la caserma deve attraversare via Casana? Sì, bravissimo, sì. E lei lo tiene d'occhio, tra virgolette, per tutto il tragitto, non lo perde mai di vista? Ma diciamo che a un certo punto io vengo attirata dalla voce di Carmine, quindi volgo lo sguardo verso destra, quindi nella direzione completamente opposta a dove si era diretto lui. Quindi sì, a un certo punto lo perdo, non so se è entrato nella caserma, se sta avanti, dietro, poi la perlustrazione la faccio dopo. E quindi in che momento lei dice di vederlo accucciarsi? No, questa è una frase che ho dedotto io dal sangue che vedo. Okay. No. Ok. Se ho detto che l'ho visto accucciarsi, ho presumo dal sangue che era lì che si fosse nascosto per ripararsi da queste persone se volevano ancora sparare. Immagino. Cioè lei troverà una concentrazione di macchie di sangue in quel punto? Sì, ecco. Senta, ma aveva potuto notare se avesse anche delle ferite sanguinanti il signor Spada Ottavio o solo che no, era claudicante? Solo che era claudicante. Senta, e prima di udire i due colpi, no? In sì, veloce rassegna, non ha modo di percepire dalla strada concitazione, voci che si alzano, ma litigi? Guardi, perché ci ha detto che le finestre erano aperte dal primo piano, vicino alla strada, c'era silenzio fino a un certo punto, e poi d'improvviso i colpi, o c'è qualcosa? No, anche nel prima? Senso, è il c'era silenzio, però c'è il brusio solito di gente fuori della sala scommessa, cioè nel senso è un rumore familiare, mi passi il termine, nel senso perché lì c'è sempre un via vai continuo, quindi si sentono che parlano, però diciamo l'escalation, quindi non avevo sentore che ci fosse una, se no sarei scesa direttamente invece di affacciarmi al balcone. No, anche un semplice litigio, per dire, no? No, si sente parlare, diciamo, voci in lontananza, però poi la mia attenzione viene attirata dal grido di questa ragazza. Senta, lei ci diceva prima che stava attenzionando, tra virgolette, giornalisticamente la sala giochi. Più di recente abbiamo saputo dalle ultime inchieste qualcosa di più, ma sì, a quell'epoca, quindi sì, 5 anni fa, lei era arrivata a delle conclusioni circa i movimenti intorno a questa sala giochi? Sì. E quali erano le sue conclusioni? Se, cioè, può interessare il mio lavoro, che comunque apparteneva alla famiglia, al clan Tria, non direttamente a loro, ma era gestita da tale Emiliano Giorgi e De Dominicis, chiamato Bambino, che sono due, insomma, noti pregiudicati aspetti, perché c'è ancora il processo in corso per Emiliano Giorgi e Bambino per un'altra vicenda, quindi c'è ancora il primo grado in corso, comunque insomma personaggi a me noti di quella compagine, e diciamo quello che mi risultava, ma stavo appunto lavorando, era un dettaglio su cui avrei dovuto approfondire molto meglio, le sale le volevano piazzare delle macchinette, gli Spada lì dentro. Gli Spada, ma quindi aveva avuto modo di vedere già persone sì, interessati da questo processo stazionare lì presso quel locale? Beh sì, cioè nel senso soprattutto di Nando di Silver Foca Nera, lui era proprio una presenza fissa, poi altre persone della famiglia come ad esempio Carmine, lo vedevo lì di tanto in tanto. Ottavio sinceramente non ricordo, però Roberto, altre persone degli Spada, Ottavio non ricordo precisamente se quante volte lo vidi lì o se lo vidi lì, però che insomma gravitavano spesso queste persone lì. Va bene, io non ho altre domande, la ringrazio. La ringrazio, avvocato. Ci sono altre domande? Sì, una precisazione. Sono l'avvocato Giraldi, difensore di Spada Carmine, buongiorno. Buongiorno, avvocato.
Una solo una precisazione. Lei nel suo verbale aveva parlato, e anche oggi prima si è espressa in questo modo, descrivendo l'allontanarsi dei due fratelli Spada. Sì. Si allontana. Sono segnato, è scappato o scappava normalmente. Può spiegare che vuol dire scappava normalmente? Si allontanava o fuggiva? No, nel senso non zoppicando. Sì, chiaro, normalmente quindi vuol dire... Cioè con un'andatura non claudica, cioè che non era ferito, sì, in quel senso intendevo prima. Sì, capito, grazie. La precisazione è su un altro punto, cioè il scappare, perché dice scappare e prima riferisce si allontana, oggi dice scappava, era una sua impressione che scappasse, oppure correva in modo tale da dare l'impressione che fosse una fuga e non piuttosto un allontanamento normale? Ma nel senso inizialmente il passo era accelerato, poi ha rallentato, si è girato e ha camminato più, ha sostato un attimo e poi ha camminato più lentamente per ricongiungersi. Quindi è corretto dire si allontanava camminando velocemente? Speditamente. Velocemente? Sì. Quindi non scappava. Ok, va bene. Sì. Grazie. Basta, solo una precisazione. Altre domande? Grazie. Grazie a voi. Andare.